L'anticipazione sulla puntata di oggi sarà una puntata strepitosa. Sa, ci saranno 8 milioni di persone. Però io l'anticipazione sulla puntata di oggi. Il figlio di Leone. No. Figlio di Leone, no. No, Paolo no. Auguri, non, papà. Non, guarda che già si sposa venerdì. Auguri, venerdì papà. Si sposa Ricky One. Vieni tu a fammi fare. Ho detto che era suo figlio. Vota la minchia nel pugno. Ieri sera ho detto: non c'ho un cazzo da vedere in televisione, su Sky non c'era niente. Però ho detto, vabbè, mi guardo il DVD di Beppe Grillo che non avevo mai visto. Beh, bellissimo, schifoso. Stupendo, solo che vai a letto incazzato col mondo. Ma può la Santa Alche guadagnare 237.000 euro? Guarda che è più ricco di Berlusconi questa qua. Veltroni 300.000 euro all'anno. Ah, lui ha visto gli stipendi dei politici, ma tu non sai gli stipendi dei giocatori che c'è sulla Gazzetta del Berlusconi. Ma almeno quelli fa qualcosa, non calcio la palla. Ma figuri, anche un calcio alla palla. Ma tu non sai lo stipendio del vecchio, 8.000 euro al mese. 8.000 euro al mese? Hai capito? 8.000 euro al mese! E 15 se ne do a lui, sono 23. Out. Chiedo alla regia di Comedy Central di seguire passo per passo quello che dirò tra un secondo. Okay. Vado. Pippo Palmieri alla regia, nella parte di ragazzi, fare la TV è uno sballo. Posso mettere addosso tutti i miei sponsor. Wender, sempre in regia, nella parte di guarda me, Pippo. Io mica indosso magliette con marche particolari. Solo tu indossi www.kildezo.com. Fabio Alisei, quello magro, alla destra di Marco in TV e alla sinistra per chi sta ascoltando la radio, nella parte di ho deciso di rovinarmi. Cioè? Cerco porca che mi soddisfi. Ma non è vero. Scrivetemi pure a fabioalisei@105.6. Ma non è vero. Tifoso, vergogna. Paolo Nois. Paolo. Paolino. Ma quanto sei teneroso e baccioccoso in TV. Ho un sacco di macellai che ti vorrebbero tagliare a pezzi e cucinarti bene bene. Una bella cotolettona alla milanese. Leone di Lernia, nella parte di ma è possibile che tu sia sempre così brutto? Cambiati la faccia ogni tanto. Regia? Fuori con il grandangolo per riprendere colui che porta con sé un palazzo al posto del naso. Lo vedete, vero? Sì, è lui il nuovo Fiorello. Bravo! Bene! Fiorello! Upgrade! Alto, bello, virile, bancomat, ma soprattutto uomo. Nella parte di Di chi? Cavolo, non mi viene il nome. Mazzoli. Come si chiama? Marco. Si chiama conduttore. Non me lo ricordo mai. Ma vuol dire che non è importante. Dai che è tardi. Ragazzi, aiutatemi voi. Donatello, Enrico. Non vi viene in mente, vero? Mazzoli. Allora non perdiamo altro tempo. E mettiamo la sigla. Ma no! Pippo, Wender, giratevi e fateci cenno se è tutto ok. Sì. Ok. Fate partire la sigla. Ma come? Ma Marco, prima o poi verrà, eh? Ma ho lavorato una vita per avere almeno un nome in radio. Ce l'ho sulla punta della lingua. Ma che bastardo! Lo sai che mi hai chiesto dei soldi in prestito per il... Marco Mazzoli, Marco Mazzoli, Marco Mazzoli, Mazzoli! Buongiorno a tutti! Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno coglioni soprattutto, perché siamo un branco di coglioni. Capitanati da te! Sì, io sono il primo. Io sono il primo cittadino in questo caso, sono un Vabbè, insomma, fa abbastanza venire la pelle d'oca a leggere i redditi di candidati premier e leader. Vero. Si parte da un minimo di 124.000 euro a un massimo di 139 milioni di euro. Fa specie anche vedere come queste persone investono il loro denaro, no? Sì. Molti di loro hanno acquistato case e terreni, mentre Pecoraro Scanio dei Verdi ha preso una bella centrale nucleare in Croazia. Questo è coerente. Io potrei semplificare in puttana e bamba, che è più facile. No, ma dire. Quello tutti li unifica. Santa che 250 milioni di euro. Milioni, io credo. La ignorante, milioni. Lo so che tu parli con tanti zeri, visto che tu li guadagni veramente questi soldi in prostituzione, lì a Grattosoglio. Ma io non vengo nemmeno con questa cifra. Pure! Che cazzo vengo a fare? Tu quanto, quanto guadagni tu, Leone, al mese? Onesto. Al mese, proprio. Al mese, puliti, sì, puliti. Quanto guadagni? Guarda, sulle 4.000
1500 euro. Sì. Politico, sei un politico. Ma che sei politico tu, no? Leone, Leone, Leone. Sì. Oggi volevamo mandare in onda Beppe Grillo per parlarci del prossimo V-Day che è il 25 di aprile. Però ho un sacco di impegni anche perché, insomma, sta preparando una nuova uscita prima del 25 aprile. Un ronco cane. Dichiarazioni pesanti, quindi non si strano, vuole strano, strano. Sì, quindi girate canale e lo sentite con Fiorello. No. È vero. No, allora abbiamo estrapolato un altro pezzettino dello spettacolo perché secondo me lui merita applausi tutto il giorno. Vero. Poi uno può dire quello che vuole, tipo star sui coglioni, ti può dar fastidio che magari bersagli troppo la destra piuttosto che la sinistra, quello che vuoi. A me ad esempio non piace come si veste. Ma che cazzo c'è? E anche quella barba oramai è obsoleta, dai. Un uomo che riesce a tenere migliaia di persone parlando due ore in piedi senza niente è veramente un grande. Cioè, è veramente un grande. Pensa che Bush non ci riesce per un minuto ed è il presidente degli Stati Uniti. Sentiamo un altro pezzettino di Beppe Grillo durante uno degli ultimi spettacoli che si chiama Reset. Vai Pippo. Io vorrei innanzitutto cercare di capire un po', perché tanta gente così, sei serate così, mi ha chiamato Bono degli U2, mi ha detto ma come fai a fare tanta gente? Io effettivamente non lo so. O veramente come si fa a pensare che una persona che parla possa riempire i palazzetti? Probabilmente voi non sapete ancora cosa vi devo dire. Venite qua perché premiate quello che io ho già fatto, probabilmente, credo che sia così, voglio pensare così, perché io non voglio pensare che io rappresenti l'ultima vostra possibilità di capirci qualcosa, perché se è questo allora è un paese che non c'è più. Ha ragione, è la verità, è vero, è vero. Ci colleghiamo con Chuck Norris. È un duro, è un grande, è un mito. Il suo nome è Chuck. Chuck. Il suo cognome è Norris. Il suo modo di guadagnarsi da vivere è uno squallido telefilm su Rete 4 dal titolo Walker Texas Red. Aprite le orecchie, stronzi. Queste sono le sue eroiche gesta. Lo scorso venerdì 13, girando per casa, sotto le scale appoggiate alle pareti. Cos'è che non esci? Girando per casa sotto scale appoggiate alle pareti. Girando per casa sotto scale. Delle volte Fabio va a interpretare. Lo scorso venerdì 13, girando per casa sotto scale appoggiate alle pareti con un ombrello aperto, Chuck Norris ha distrattamente rotto uno specchio mentre si divertiva a schiacciare coccinelle e gatti neri che gli tagliavano la strada. Il tutto sotto gli occhi di una vecchietta che gli faceva le corna recitando il Padre Nostro al contrario. Il giorno dopo ha vinto $1,000,000 col gratta e vinci, senza aver giocato. Nella cantina personale di Chuck Norris, il vino non invecchia, muore. Un giorno Chuck Norris, stizzito, ha attaccato il telefono in faccia a un tizio. Nessuno è più riuscito a togliere la cornetta dalla fronte di quell'uomo. Harry Potter ha una cicatrice a forma di fulmine per colpa di Voldemort. Voldemort ha una cicatrice a forma di calcio rotante per colpa di Chuck Norris. Scusate ragazzi, però volevo chiarire una roba. Sì. Oggi in teoria, che è il 19, dovrebbe essere la festa del papà. No, non lo è. No, mi spiegate sta cosa. Allora, il papà ha deciso di spostare, anzi di anticipare la festa del papà. Certo. A domenica scorsa, quella appena passata. Esatto. Perché era troppo vicina alla Pasqua. Troppo prossima alla dipartita di Nostro Signore. Ma questo è il lavoro del papà, cioè queste sono le grosse preoccupazioni. Ci sono milioni di persone che muoiono di fame. No, Marco, il Vaticano è pieno di soldi e la preoccupazione più grossa del papa è spostare la festa del papà. Ha ragione, infatti il Capodanno sarà spostato di 3 giorni, San Silvestro, per dare più tempo alla gente di digerire la roba di Natale. Ma cosa vuol dire? E Pasqua l'anno prossimo ne facciamo due. Anche quindi, una d'estate. Quindi se io oggi chiamo mio padre, non lo chiamerò perché ci ho litigato, però se dovessi chiamare mio padre e fargli gli auguri non valgono. Sei in ritardo. Sono in ritardo, era domenica. Che parlava. Stanno trattando ancora. Mi sa che c'è Jerry Romano in strada, ragazzi. Ragazzi, ci colleghiamo con Studio Chiuso. Andiamo.
siete collegati in diretta con il castello di Camelot. Sì. Cosa? Sì. Guardate qui. Re Artù, guardate. È una foto, No, non è una foto. Questo è Camelot, è vero? No, questo è Re Artù, guardate, ha anche perso la testa per me, come potete vedere. E dietro di me c'è la tavola rotonda. Sì. Stiamo aspettando ancora le sedie col camion di Aiazzone, ma arriveranno. Tra qualche minuto il giovane Arturo Pendragon sarà incoronato re dei Britanni, cavaliere del lavoro, Miss Padania 526 d.C. e impiegato del mese del McDonald's di Via Torino. Siedono attorno a lui i cavalieri della tavola rotonda dell'IKEA, e cioè Asker, Bigger, Gruntal, Kroken, Grilla, Bravera, Lancillotto, Ena Lancillotto, Super Ena Lancillotto e Totip. Attenzione, Alda Deusanio pagata per non fare nulla. No. La conduttrice rivela a TV Sorrisi e Canzoni di avere percepito per 4 anni uno stipendio dalla RAI di 300.000 euro per non lavorare. Buono. Insorge del noce, questa situazione è scandalosa. Io per non fare una mazza prendo molto meno. Marina Berlusconi sì. fa l'elogio di Vladimir Luxuria. Ma va? Secondo la figlia del cavaliere, la popolare transgender è una persona attraente, intelligente, preparata, e si stupisce che suo padre non ci abbia ancora provato. Per il momento è tutto, il banchetto sta per cominciare. Vado a rintanarmi sotto un tavolo per rosicchiare ossa di fagiano e cinghiale che i cavalieri getteranno ai cani. Alla prossima edizione. Jerry, ma sei davanti alla fontana di Largo Donegai. Questo è Re Artù, guardate, lui in testa ha la corona e nelle spalle ha il mantello. Vabbè. Adesso il camion di Aiazzone porterà le sedie per la tavola rotonda. Ma basta, domani... ciao Jerry, grazie mille. Saluta Ginevra. Ciao. E la cosa incredibile è che il TG di Jerry Romano è più attendibile del TG5, una roba pazzesca. Ma qua la chiave che lo sorda, ma sto, sei un deficiente cretino che non sei altro. Perché? Adesso ma chi cazzo me lo metto più? Un petto. Vai Rosa, chi da morte tra morte? No, la tua intera, la sua c'è. È lui che fa. Hai rotto la cuffia. Tu hai rotto la cuffia. Questa chi la paga? Mangialo adesso. Mangialo tu, mangi. Mettoli dentro, metti. Ce l'hai un altro spinotto? Lo zoo si ferma, ma prima un po' di aerobica. Pronti? Sì. Via. Piedi ben sferrati. Sì. Pancia in dentro. Sì. E ora flettersi. Prendere i polpacci. Lentamente avvicinare il busto alle gambe. Sì. E tirar. Due, tre, quattro, cinque. Vai, vai. Sei, sette, otto. Stai ancora giù, piegare le ginocchia. Le braccia tese tra le gambe verso indietro. Spingere. Occhio dietro, ragazzi, occhio dietro, Mazzoli. Due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fiegati Paolo! Fuori! Aiuto qua! Leo! Non mi alzo più, aiuta! I ricordi dello Amici di Comedy Central, siamo negli uffici dello Zoo di 105 per affrontare un tema scottante, perché noi abbiamo lanciato l'appello ai nostri ascoltatori, stiamo cercando di racimolare 1 milione di euro per il ciccione, ovvero 1 milione di euro per Paolo Noyes, che vuole spenderli tutti nell'arco di una settimana. Ma andiamo a scoprire bene i dettagli, prego? Mi manca quello che mi spetta di diritto, in quanto lussurioso. Scusami, scusami, io ti chiedo scusa, in effetti hai perfettamente ragione. Io mi ho diritto, Cipa. Sono d'accordo, e per questo chi io... più di me? Nessuno. Chi più di me ha diritto di avere un saccone ricolmo di grano? Tu, con 1 milione di euro, un bel saccone che fa stomp, che cosa faresti della tua vita? Puttane, droga, lusso, macchine sportive, piscina, gente che vomita negli angoli, un catering che ti svegliano di notte e ti infilano il Cuba Libre in bocca perché ti devi rompere il c***o! Io voglio più droga per tutti, soccole! Voglio gente che si butta dai dirupi con... Sinceramente io non lo so cosa farei con quei soldi. Perché, sai, ci sono persone al mondo che hanno fortemente bisogno, persone in difficoltà, ma non me ne frega un cazzo di loro, perché fondamentalmente ognuno pensa per sé, no? Quindi io con quei sacconi cosa farei del bene? Perché farei divertire tanta gente. Darei posti di lavoro, puttane, camerieri, baristi,
anche i pusher, cioè, quindi aumenterei anche il traffico aereo, manterrei delle famiglie in Bolivia, darei da lavorare anche ai medici, perché tanti di quella gente che infarca. In una settimana bruceresti 1 milione io di euro. Io te li dilanio. 1 milione per il ciccione. Paolo Noyes. Un sogno che potrebbe diventare realtà. Sai che questa canzone mi fa venire voglia di vendere caramelle drogate fuori dalle scuole. Dai, Fabio! Non ci si guadagna niente, l'ho fatto per anni. Senti, molti ascoltatori si affidano alle nostre notizie, alle cose che scopriamo grazie a gente che canta di nascosto, eccetera, talpe nascoste in giro per l'Italia. Uno ci scrive: ma è vero che Veltroni prende 5.200 euro di pensione e li dà in beneficenza? Certo che è vero, è mio padre è Goldrake e mia madre Venusia. Te lo giuro, no? È la verità. Ma quindi tua madre lancia le tette? Sarebbe interessante portare in trasmissione. Solo che sono molli adesso e quindi vanno a terra, capito? Ho capito, sono le bombe quelle che buttano dall'alto, tipo Enola Gay. Sì. Mamma mia, poi oggi sono 1 miliardo di notizie e non possiamo accanirci perché c'è la par condicio. E questa qua che per fare una visita ci vogliono 630 giorni, la vista agli occhi. No, allora funziona così. Ieri parlavo col mio commercialista, ma mi dice: sai, ho dei problemi alla schiena, sto molto male, faccio fatica a sedermi, eccetera, eccetera, deve essere la sciatica. Sono andato a chiedere in ospedale una visita per fare due lastri, ho detto 6 mesi di attesa. Allora fa: vabbè, fortunatamente guadagno bene perché rubo i soldi a te. Scherzo. È il tuo commercialista, del resto. Esatto. Sì, certo. E quindi fa: sono andato a farlo da privato. 600 euro per una lastra, me la fanno domani mattina. Subito. Ah, scusa, mi domandavo, ma perché uno deve pagare così tanto di tasse se poi alla fine sei obbligato a pagare per farti fare una lastra, una visita, farti curare? Se no, le cliniche chi le mantiene? Scusa. Ah, giusto. Certo. No, ma la cosa schifosa è che anche se vai con la USL, vai là, fai la visita e il medico stesso ti propone: senta, se vuole, si mette lista d'attesa per fare la sua operazione. Sì, 7-8 anni. Se non muore prima riusciamo a risolvere il problema. Se no, se vuole però con 3-4 mila euro gliele facciamo domani mattina. Guarda, così alla gola mi avevano chiesto a me 8 mila euro per levare il polpino, ti ricordi? Te l'hanno tolto il polpino? Ma vaffanculo! Guarda chi ti ha fatto il frattato pure! Leo, è successo là perché avevano schifo. Tutto panzone di merda. Leo, per 50 euro ti levo tutta la testa. Con una corda di chitarra. Ma attenzione, purtroppo sapete che è un periodo un po' strano, stiamo un po' tornando indietro in Italia, no? Sì. Allora hanno rubato la bici stamattina al povero Catelan. Frenaman, sì. Frenaman, bici nuova, era tutto contento, gli è lanciulata. Stanno iniziando a rifare le cose che si facevano negli anni 80. È vero. Allora, pensa poverino Catelan, si è comprato la bici nuova e tutte le mattine la portava nel retro della Porsche per venire in radio. Invece no, lui è una personcina a modo, un bravo ragazzo, proprio convinto. Anche a me piace molto, devo dire. Brava persona. Lui crede in tutto. Sì, cosa c'entra? Lo so, non ti posso dire. E dillo, Leo, siamo per radio. Lui credi in Dio, credi in qua. Anch'io credo in Dio, allora. Io non credo, ma so. Ma Leo, beh, ci credo con quello che t'ha fatto, Leo. Dovresti cominciare, Leo. Io credo in Dio, non credo nella Chiesa, Leo. Beh, comunque, Leo, tu toglierai il dubbio molto presto. Dice, primi giovani muoiono. Comunque, stavo dicendo, a Fabio Lisei hanno rubato la ruota della macchina a destra, 700 euro di danni gli hanno fatto. 700 euro, sì, 686. Il cerchione, cambia le due gomme, se ne cambi una, devi cambiare anche l'altra, se no la macchina tira da una parte. Il carro attrezzi, la manodopera. 700 euro. Paga l'assicurazione. Ci godo come un porco, io ti amo, caro ladro di Milano 2, anch'io, hai fatto bene. Anch'io. Caro ladro di Milano 2, io spero fortemente che tu abbia un cingolato, perché ci sarà ancora più gusto a lasciarti a piedi. Zanfo Zanfani, in aiuto di Fabio Lisei, gli ha dato una mano, ha cercato di scroccare un po' di gomme, ma attenzione. Sì. Abbiamo beccato uno stronzo più stronzo della stronza dell'altro giorno. Della formaggiaia. Cioè, sembrava impossibile, questo è peggio, ascoltate. La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone. Frate? Sono Sergio, buonasera. Che me frega a me, mica io ho chiesto come si chiama. Madonna quanto sei simpatico. Senta, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione delle Scrocchignola Mediaset. Sì. Lei gommeggia, ruoteggia di scorta? Sì, 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 la supercazzola a destra. La supercazzola a destra? Ma che cazzo sta a dire, Sergio? Lei c'ha gomme? Dipende, alla menta o alla liquirizia. E poi so io spiritoso del cazzo, scusi, eh? Beh, voglio dire. Sì, ma lei mi fa l'umorismo d'Art Attack. Fatto. No, non è così. Bisogna vedere perché la supercazzola a destra potrebbe essere interessante, specialmente la gomma alla liquirizia per tapparti. Sì, so che cosa gli tapperei io con la gomma alla liquirizia? Beh, non ce la fa, eh. No, infatti immagino, perché lei deve averci una discreta voragine lì, ha sentito la punta di ricchia che trapela dalla voce sua. Mi dica! Le dico, lei c'ha gomme? Probabili. Ma che cazzo sta a dire? Lei esagera con l'Oxanax, eh? Non esiste, l'Oxanax non va preso a questo.
allora? Sì, se lo dica da solo, se guarda lo specchio e dice no, 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 basta con ma quelle gocce. Ma quanto sono bello! Sì, vabbè, basta crederci. Senta, caro Narciso. Mi dica. Le dico, senta, specchio, specchio nelle mie brame, quanto ce l'ho grosso come un salame. Lei, beh, dipende dal culo suo. Ma lei spara parole a casaccio così ci deve infarcire una volgarità. Ma assolutamente sì. Lei è il McDonald's della stronzata. C'ha la stronzata sì. Basic e poi c'è infarcisce la volgarità. Sì, perché ci passiamo anche la carta di credito, fa le chiappe di mamma. A parte i gusti suoi, di come si rimuove i tarzanelli sua. Io vorrei gomme. Sì, mi dica. Le dica. Quindi io passo domani, la riprendo. Lei che gonfia, sgonfia le sue gomme. Pompa, 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 pompa. La pompa, pompa. La pompa sua lo ruba mortale. Ma che cazzo è, Carducci, oh? Assolutamente sì. Di sì. Sorella. Ma che cazzo ride? Ma io non sto ridendo. Il mio modo di parlare, il mio dialetto di queste parti, o villico dello loco. Sai tu mi dicere qual è la via che giunge allo mare? Sì, non so. Però so qual è la via che giunge a cagare. Se ce la manno io. Mi senta, dica. Le dica. Allora, lei domani mi fornisce una fornitura completa di gomme? Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente, come mai? Perché non mi fido della pecunia. Non si fida della pecunia? Ma infatti io pecunia non ce l'ho, io le voglio a gratis. Ecco, pecunia non olet. Ma dipendit. Dipendit? Ma cos'è dipendit? Arrivederci, scappellamento a destra. A non risentirla. Ma sicuramente, guardi, ci può mettere la mano sul fuoco come Muzio scevola. E lei non la metta sul mio pene. No, no, stia tranquillo, guardi. Che mi ricorda il fuoco caliente delle Spagne del Torero. Sì, speriamo che pifo come Giovanna d'Arco e Televita le valle. Ciao, grande. Buonasera. Buonasera, un par de coglioni. A trombò, c'è bisogno di commentare o potremo chiudere qua? Bravissimo! This is the zoo. Only for you. Mamma mia. Questo devi fare la televisione. No, questo. No, no, Leo, questo deve prendere il tuo posto in radio. Ma no, il vostro. Almeno posto. Riesci a dire due parole in il croce. Il vostro posto. È finita, mio. Leo. The end, this is the end, my friend. Allora, la monnezza. La monnezza di Napoli, la famosa monnezza di Napoli, adesso se la portano via i tedeschi gratis. Grazie ai termovalorizzatori può essere trasformata in energia. Che loro ci rivendono. Che loro ci rivenderanno. Quindi ci hanno preso l'immondizia, la trasformano in energia e ce la rivendono. Ma vi rendete conto quanto siamo coglioni in questo paese? Pensa, l'Ungheria si è presa a Costanzo e ci ha restituito Eva Enger. Che termovalorizzatori c'hanno loro? Ma la cosa più ridicola invece, ormai si sa, allora, noi a Milano, metti, a Milano vendiamo, cioè produciamo l'acqua minerale e la vendiamo alla Sicilia. Che viene fuori dalle nostre altissime Alpi di la Milano. Sicilia. La Sicilia produce la sua acqua, ce la rivende a Milano, e ogni giorno abbiamo centinaia e migliaia di camion che continuano a rompere il cazzo. Io voglio un sacco di bene agli autotrasportatori, sono le persone meravigliose e il 90% dei nostri ascoltatori sono camionisti, però anche voi lo sapete, cioè stiamo perdendo del tempo sprecando soldi inutilmente. Non solo, i camionisti bevono acqua russa così per non schierarsi, cioè tanto per sprecare denaro noi vendiamo l'acqua alla Sicilia, la Sicilia ci vende l'acqua a noi di Milano. E per questo costa 2 euro una bottiglia. Ma vi rendete conto, è l'assurdo. L'acqua minerale al barile costa più del petrolio. Ma è vero. Come è vero? Allora, io non so quanti litri ci siano in un petrolio. Aveva fatto Beppe Grillo in un suo spettacolo. Sì. Lui aveva calcolato quanto costava il petrolio al barile e poi aveva calcolato quanto costava al litro. Costava la metà della San Benedetto. Per dire un'acqua qualunque. Qui non possiamo neanche sperare in una macchina che vada d'acqua. Il mondo si ammazza per il petrolio e l'acqua minerale costa di più. Vabbè, ragazzi, vabbè. Io dico, scappo all'estero, dove cazzo vai? Sono tutti stronzi uguali. No, ma non ci vogliono. E sai che in Svizzera adesso i clandestini gli sparano con le pistole elettriche. Col taser. Tu arrivi a chiasso, ciao, mi vado a comprare le cioccolate. Come? Sì. Povero paese. Ragazzi, io sono pronto a scommettere che se io adesso prendo una bottiglia di spumante, gliela spruzzo in faccia a Leone, davanti alle telecamere, lui ride, scherza e sta al gioco. Questo perché lui non è un presenzialista di se stesso. No. Lui, se c'è una telecamera, non è che cambia leggermente atteggiamento. No. Voi vedrete che se gli butto una bottiglia di vino in faccia, non dice un cazzo, ride e scherza. Se l'avessi fatto senza le telecamere di comedy. La pazzia, la depravazione, la distruzione di tutto. Non parlo, ma so che ti sputo in faccia, guarda che ti sputo in faccia. No, sei chiaro, non puoi offendermi, Leo, no? Guarda che io sono un artista. Ma quale artista? Io sono un artista, tu non sei... Pronti? Nessuno. 3, 2, vaffanculo, 1. Stardo, sorda, te chi te muote. Figlio di merda che non sei altro. Guarda cosa ha combinato. È senza testa, è senza cervello, non ha dignità, è un pezzo di merda.
Facile, ma chiapro, pezzo di merda! Dove cazzo è andato? Ah, dove è andato Mazzoni? È andato su, se n'è scappato. Vieni da fare. E cude malato, te lo dico io. Proprio adesso mi portasse bottiglie e cazzo. Adesso devo andare al barbiere perché mi hai rovinato tutti i capelli. Fai schifo, ha ragione tuo padre che ti vuole ammazzare, ha ragione. Bene, Leone, sei mio papà. Papà, vieni? Mi dai la mancia per domani? Ragazzi, è successo un casino. Allora, ci hanno regalato queste bottiglie di spumante. E il molto... mio prosecchino? Il suo prosecchino l'ho utilizzato giù da basso, dove ci sono i tecnici di comedy, per spruzzarlo in faccia a Leone. No, che... sei un maiale. No, Leo. Sei un maiale perché quel coso lì che mi hai buttato in faccia. Adesso c'è una puzza di vino. Leo, guarda, ti può solo migliorare quella puzza di vino. Sì, fidati. Sì, l'odore è consono nella tua età. Però il problema è la reazione allergica che ha fatto sulla pelle. È il cartone che ho buttato in faccia, no, a lui, Leo, e non ti in faccia a me. Roba qua, guarda che te è venuta una reazione allergica sul serio, Leo. Fammi andare a vedere lo specchio. Sei pieno di sfrugugli, siamo in chiusura, non puoi andare via. Non puoi andare via. Che senti, cazzo? Ieri ho evocato praticamente un personaggio molto amato dai ragazzi, soprattutto le ragazze italiane, facendo lo spazio che erano un po' che non facevo, ovvero il DJ impopolare. Certo. Ho detto che Scamarcio secondo me era brutto. Sì. Oh, chi è arrivato ieri pomeriggio finita la diretta? Rubini. No, è arrivato. Rubini con Scamarcio. Oggi farò il DJ impopolare evocando un altro personaggio molto amato. Sentiamo. Sigla. È il momento del DJ impopolare. Marco Mazzoli è DJ impopolare. Vasco Rossi è un vecchio. Ma no, non è vero. È bravissimo Vasco Rossi. Vasco Rossi ha fatto la sua epoca, basta adesso. No, è ora di dare spazio ai giovani. Allora scusa, i Rolling Stone non l'hanno fatta. Se no si chiamava lo spazio il DJ Leccaculo, scusami. Dai. Devo fare il DJ impopolare. Bravo, vai. Il calcio è una merda e Vasco Rossi è un vecchio. L'ospite del giorno. Ragazzi, attenzione, è arrivato Gigi il milionario, ma non vuole entrare in studio. No. Ragazzi, abbiamo dovuto interrompere il finale, tagliarlo dalla puntata televisiva perché Gigi il milionario non vuol farsi vedere. Gigi? Scusa. Stai basso, aspetta, sto basso io, riprendi me. No, tu stai su, se no ti vedo la faccia. Posso rivestirlo? Chi, Fabio? Sì, non va. Dai, Fabio, sei vestito di merda. C'ho la maglia bella, scopri di pantaloni. È la maglia della Pro Patria Rugby, per favore. Ascolta. No, sei in guarda. Questi jeans li ho comprati a Praga. Di almeno che mi vuoi bene, io sono il tuo migliore amico. Ti dai la magliettina? Ti do la magliettina? No, non questa del tuo partito, del mio. Ti regalo una maglietta, giuro. Quale? Una maglietta. No, un pugno nella minchia. Ti do un pugno nella minchia. Ci vediamo domani, grazie a tutti. Ti ha fatto male. Ciao ragazzi, a domani. La sveglia di mattina com'è? Allucinante. La minchia nel pigiama com'è? Impressionante. L'ascella è puzzolente, ma sono affascinante. Inizia la giornata e com'è? È devastante. Come? 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 È devastante.